Siamo all'ultimo passo della nostra partita con, per dare tutto a Dio, all in, tutto quello che abbiamo della nostra vita, tutto il cuore, il ragionamento, i pensieri, la logica, tutta l'anima, il corpo, la vita, tutta la nostra mente attiva, tutte le nostre azioni, e ci siamo riproposti l'ultima volta di fare tutto questo con una maggiore intensità, con un livello di qualità superiore e con un'abbondanza superiore. A questo punto molti di noi potrebbero dire, beh, a questo punto sono un vero discepolo. Dice, perché se io do tutto questo, non sarò un vero discepolo. Gesù dice, non abbastanza, non a sufficienza, non ancora, c'è da fare altro. Vi ricordate, non so se vi ricordate, che la settimana scorsa quando avevo parlato della potenza, della forza, della potenza, dicevo che la potenza che trasforma una crocifissione in una resurrezione, che apre la tomba e fa risorgere il corpo di Gesù, non occorre per la mia di resurrezione, quella è già scritta nei cieli. Se sono creduto in Cristo sono già salvo e la mia resurrezione mi appartiene. Ma quella potenza mi serve per testimoniare Cristo agli altri, affinché credano e partecipino assieme a me al miracolo della resurrezione. Gesù vuole che lo faccia per tramutare la teoria in pratica, il pensiero in gesto e, come abbiamo sempre detto, come continuiamo a ripetere, l'amore in un'azione. Allora, però Gesù, sapete, ci conosce e sa che abbiamo bisogno di piani abbastanza certi, netti, di dettagli precisi, che altrimenti prendiamo delle scappatoie, ci andiamo a svicolare. Allora, che cos'è una scappatoia? Mi dai la... Questa è la definizione che ne fa il vocabolario Treccani di scappatoia. Dice scappatoia, derivato di scappare. Espediente, sistema astuto o ingegnoso o anche solo provvisorio per sottrarsi a un pericolo, per uscire da una situazione difficile o per non eseguire ordini o compiti sgraditi o gravosi. Allora, noi come italiani siamo maestri nella scappatoia, soprattutto quando si tratta di pagare le tasse. Società con sede a Lubriano ma sede fiscale alle Cayman. Okay. Pagamento di consulenze da un conto bancario alle Cayman a un conto bancario in Lussemburgo, estero su estero. Pranzi di Natale con tutta quanta la famiglia, poi vai all'uscita e dici senti me la fatturi e la società che almeno la scarico. Siamo abilissimi a trovare scappatoie e così via. Guardate le parole che ho evidenziato, per non eseguire ordini o compiti sgraditi o gravosi. Allora, vi ricordate che cosa stava facendo Gesù, vero? Nel passo che stiamo studiando, stava rispondendo a un dottore della legge, per cui una persona che era culturalmente molto ferrato dal punto di vista dell'Antico Testamento, della Torah, della legge. E al dottore della legge, il dottore della legge gli aveva chiesto: Gesù, qual è il più grande comandamento? Gesù gli aveva risposto: non con uno, ma con due comandamenti. Con due. Marco 12, 30, 30 e 31. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questo. Allora, quali compiti ci dà Gesù in questi due comandamenti? Allora, il primo è di avere un rapporto verticale, dal basso verso l'alto, da creatura a creatore, amare Dio. E su quello poche scappatoie ci sono. Non ci sono prevedibili scappatoie, sì, qualcuno ci prova a dire posso sostituire Dio con la mia auto? Io amo la mia auto. Posso sostituire Dio con la mia squadra di calcio? Posso sostituire il mio Dio con l'amore per il mio lavoro?
Se sono credente non c'è nulla che può sostituire Dio, né una squadra di calcio, né un partito politico, né una macchina, né niente. Non posso sostituire il mio essere a dover avere un rapporto verticale tra creatura e creatore. Il secondo tipo di rapporto a cui ci chiama Gesù è un rapporto orizzontale. Io con l'altro. Questo, prima c'è la cosa verticale e l'altro c'è quello orizzontale. Io verso gli altri, verso il mondo. Se non ci sono scappatoie sul primo rapporto, quello verticale tra me e Dio, sul secondo rapporto, quello orizzontale tra me e gli altri, ci sono una marea di scappatoie che posso trovare. La prima che mi viene alla mente, quella più semplice, quella che era venuta in mente anche al dottore della legge, è questa. Ok, ma il mio prossimo lo stabilisco io. Tutti quelli simpatici, tutti quelli amabili, tutti quelli della mia chiesa, tutti quelli della mia squadra, tutti quelli che votano come me, ecco, quelli sono il mio prossimo, vero Gesù? Ok? Mi spiace per il dottore e mi spiace anche per chi pensa a questo, ma la risposta è ovviamente no. E adesso vediamo perché. Allora, anche questa volta Gesù stava citando un passo, nella prossima, un passo della Torah, della legge. Okay? Due passi che avevo citato, uno precedentemente, al prossimo tuo, era un passo di Deuteronomio, e questo invece è un passo di Levitico, che dice così. Levitico 19, dal versetto 16 al versetto 18. Non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso e il danno della tua vita del tuo prossimo. Il Signore, io sono il Signore, non odierai tuo fratello nel tuo cuore. Rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a casa tua. Non ti vendicherai e non serverai ancora contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco la citazione di Gesù. Io sono il Signore. Allora, qui Dio fa scrivere a Mosè, che ha scritto Levitico, tutta una serie di termini per indicare le persone che sono il nostro prossimo, quelle che sono vicini, e per indicare le persone che ciascuno ebreo doveva rispettare e amare. Popolo, fratello, figli e prossimo. La parola in ebraico prossimo è reia. Anche stavolta mi scuso con quelli che parlano ebraico perché non ho la pallida idea di come si pronunci. l'ho cercata su internet, ci sono queste cose per sentire, ma questa frase non l'ho sentita. Prossimo in ebraico è reia, che proviene da un verbo che dovrebbe suonare rava. Rava è un verbo che gli ebrei conoscevano molto bene, essendo un popolo di pastori, dedito alla pastorizia di ovini. Erano familiari con questo termine, rava, che significa avere cura di un gregge. Per cui, avere cura di un gregge. Dio stava dicendo a ciascuno del suo popolo che avrebbe dovuto avere cura di coloro che incontrava sulla strada della loro vita, come se fosse trattato di un gregge che gli era stato affidato da portare al pascolo. Sapete, in un gregge, se ci fosse stato qui il nostro Bernardino, ce l'avrebbe spiegato, che ha molto più esperienza di me in pastorizia, non ci sono pecore che puoi amare e pecore che puoi odiare. Non ci sono, non puoi scegliere la pecora da proteggere, quella da amare, e la pecora da prendere a bastonate. Il gregge ti è stato affidato da qualcun altro, dal padrone del gregge, e tu lo devi amare tutto. Perché? Perché sei tenuto a vigilare sul gregge, sulle pecore buone e sulle pecore cattive, su quelle che ti stanno simpatiche e su quelle che ti stanno antipatiche. Non è affar tuo, tu devi proteggere il gregge. Allora, nella mente degli ebrei quel versetto doveva suonare un po' così: amerai colui che ti è stato affidato in cura come un gregge, come gregge, come te stesso. Ti è stato affidato e non è tuo, ti è stato affidato. Questo era quello che diceva, aveva detto Dio al popolo durante la peregrinazione per tanti e tanti e tanti anni, durante il viaggio nel deserto di Sinai. Però quando parlava Gesù erano passati tanti secoli dall'epoca. Il popolo si era stabilito prima a Canaan,
diventata la terra promessa, Israele, dopo alti e bassi, regni, regni divisi e altre invasioni e il resto, gli ebrei erano da secoli un popolo dominato da altre nazioni, da tanto tempo, da secoli erano dominati. Prima c'erano stati i babilonesi, poi c'erano stati i persiani, poi c'erano stati i greci, all'epoca che parla Gesù c'erano i romani, gli antichi romani. Allora, qual era la scappatoia studiata dagli ebrei? Decidere quale fosse il prossimo. No, no, detto un attimo, ok, quella è la legge, amato prossimo, però c'è prossimo e prossimo, perché mica sono tutti prossimi. Se fossimo entrati in una sinagoga dell'epoca, avremmo potuto sentire da un rabbino, da un fariseo, da un dottore della legge o da uno scriba dare questo insegnamento. La parola dice ama il tuo prossimo, ma chi è il tuo prossimo? Levitico 19 dice di non diffondere calunnie in mezzo al tuo popolo, ma non dice niente di diffondere calunnie nel popolo dei gentili. La Torah dice di non odiare i tuoi fratelli israeliti, ma niente sul non odiare i romani. La scrittura è chiara: non puoi portare rancore contro il tuo popolo, ma puoi portare rancore quanto vuoi contro i samaritani, che non sono il tuo popolo. Per cui, se il tuo prossimo è il tuo popolo e devi amare il tuo prossimo per obbedire alla legge, allora puoi amare il tuo popolo, ma puoi benissimo odiare, anzi devi, chi non è il tuo popolo. Chiunque non sia ebreo può essere considerato dunque un nemico. Era questo quello che girava in testa all'epoca. Non girava soltanto in testa, ma girava anche negli insegnamenti. Gesù infatti a un certo punto fa questo insegnamento in Matteo 5, 43, riprendendo proprio questa andazzo di pensiero, e dice così: voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Eccola trovata la scappatoia: aggiungere alla legge di Dio ama il tuo prossimo la legge di io odio il tuo nemico. Dio dice ama il tuo prossimo, io dico odia il tuo nemico. È una legge che non era scritta nella Torah, ma era stata aggiunta dal cuore duro delle persone, dal cuore duro del popolo, e spesso dagli insegnamenti che venivano fatti dai sacerdoti. Amare sì, ma amare che dico io. Un attimo, mica tutti sono ad amare. Infatti, se leggiamo l'episodio del Vangelo di Luca, vediamo che il dottore della legge, per mettere in difficoltà Gesù, gli fa una domanda tra un pochetto. La domanda in Luca 10 del dottore è questa così: ma egli, il dottore della legge, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Ora, sapete, il dottore della legge non è lì per imparare da Gesù, è stato mandato per cercare di mettere in difficoltà Gesù, così che Gesù possa essere trovato in un fallo e possa essere screditato, addirittura ucciso. Perché? Perché un bocchetto di dolore voleva che Gesù dicesse che i rabbini, oppure che i rabbini avevano ragione, e si poteva odiare il proprio nemico, per cui dice chi è il mio prossimo, il tuo popolo, per cui l'altro lo posso odiare. In questo caso Gesù avrebbe contraddetto un comandamento della Torah, della legge. Lasciate perdere che poi i rabbini facevano quello che gli pare, ma davanti a tutti quanti ci sarebbe stato il dottore che avrebbe detto: ah, oh, tu hai bestemmiato! Per la bestemmia c'era la morte tramite lapidazione. Questa era una cosa che si aspettava il dottore. Oppure il dottore si aspettava che Gesù avrebbe detto: beh, il tuo prossimo sono tutti, romani compresi, e a quel punto tutto il popolo avrebbe detto: oh, ma come? I romani, gli oppressori, quelli che ci danno giù, che ci fanno schiavi, quelli che ci tolgono tutti i soldi tramite le tasse, e avrebbe avuto tutto il popolo contro. Era così il rapporto che voleva fare Gesù. Ma vi ricordate la definizione di scappatoia, vero? Ve la ripeto: espediente per non eseguire ordini o compiti sgraditi o gravosi. Compiti sgraditi o gravosi. È quello che tenta il dottore della legge. Ma Gesù sa quello che c'è nel cuore delle persone, sempre, tutto quanto. E sapeva perché il dottore faceva quella domanda: non era lì per chiedere e per avere lucidazioni e per seguire Gesù.
E come reagisce alla provocazione, alla scappatoia che vuole dargli il dottore? Avrebbe potuto dirgli, che so, il tuo cuore è duro, pentito, oppure vattene, tu sei qui per, non per capire ma per giudicare. Gesù non fa niente di tutto questo. Gesù che cosa fa? Sceglie una strada differente, come sempre. Una strada che io non avrei scelto, che mi sarebbe venuta nemmeno in mente di scegliere. Una strada che è la meno scontata, la strada di far rispondere al dottore alla domanda, alla sua stessa domanda. Non gli risponde, gli racconta una storia e alla fine gli chiede qual è la risposta alla sua stessa domanda. Vediamo come. Luca 10, dal versetto 32 al versetto 37, dice così. Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti, che lo spogliarono e lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella strada, ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, quando giunse in quel luogo e lo vide, passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano odiato, che era in viaggio, giunse presso di lui e vedendolo ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandogli sopra olio e vino, e poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse alla locanda e si prese cura di lui. Prossima. Il giorno dopo, per cui il samaritano ancora lì, prese i due denari, che era una grossa cifra, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più te lo risponderò al mio ritorno. Quale di questi tre pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quelli, il dottore della legge, rispose: colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse: va e fa anche tu la stessa cosa. Perché non è Gesù che ha risposto, ha risposto il dottore della legge. Ed è lì cosa ha fatto Gesù? Ha ribaltato la situazione, ha ribaltato completamente la situazione. Abbiamo detto che gli ebrei erano il prossimo, per gli ebrei il prossimo erano quelli del proprio popolo, della propria stirpe, per cui altri ebrei. Gli stranieri invece, erano quelli degli altri popoli, per cui i romani, i gentili, i samaritani, e potevano essere odiati secondo la legge di Dio, non secondo la legge di Dio. Allora, se io fossi stato, vi dico come avrei fatto io, se fossi stato a dove scrivere questa storia, avrei preso come protagonista un bravo ebreo che si comportava bene verso uno straniero, e però avrei detto al dottore della legge: vedi, è in quella maniera che ti devi comportare. Questo è come l'avrei scritto io. E invece Gesù fa l'esatto contrario. Scusate. E fa una cosa che per gli ebrei è devastante, perché il protagonista diventa una persona odiata dagli ebrei. Una cosa devastante per un ebreo, ma che spiega come sia il cuore del padre. Invento una storia dove c'è un uomo. L'uomo vi ricordate di che nazionalità è, di che stirpe è l'uomo? Di che nazionalità è l'uomo? Non potete saperlo, perché Gesù non l'ha detto. Ha detto che era un uomo. Non ha detto se era ebreo, se era romano, se era samaritano. È un uomo, è un essere umano, una creatura di Dio. Fa parte del gregge che ti è stato affidato. È semplicemente un uomo, dove ci sono dei cattivi. La storia non dice se è un cattivo o un buono, non dice niente di questo, ma è un uomo. E la storia di Gesù prosegue dove ci sono dei cattivi e ci sono dei buoni, anzi, dove c'è un eroe. Guarda, sembra quasi un western. L'attacco alla diligenza con i cattivi e arriva l'eroe che scaccia i cattivi, con tutto il rispetto parlando, sembra un western. L'eroe della storia non è il sacerdote né pure il levita, che sono due bravi ebrei. Gesù non l'ha scelto a caso. Gesù ha scelto due persone
che erano di importanza fondamentale all'epoca, un levita e un sacerdote, depositari della legge di Dio, e li fa apparire come quelli che non hanno cuore, che non si occupano del prossimo. Quelli non dimostrano di amare il prossimo secondo il comandamento della Torah. Ma chi è l'eroe? È il samaritano, lo straniero, quelli che gli ebrei odiano, quel popolo che gli fa schifo, che scacciano, che discriminano. È lui che obbedisce da samaritano al comandamento di Dio. Una storia dove il samaritano c'ha tutto da perdere, tutto da perdere, perché lui che cosa fa? Lui non è che all'epoca non è che girava con la valigetta, col pronto soccorso in giro, per cui vediamo che fascia le ferite mettendoci olio e vino. Non c'aveva le fasce, per cui ha strappato dei vestiti, i suoi vestiti. Non c'aveva il disinfettante, ma c'aveva il vino del suo pranzo e l'olio del suo pranzo. Per cui l'olio del suo pranzo e il vino del suo pranzo diventano balsamo e disinfettante, ci mette del suo. Lui non ha mangiato quel giorno e si è pure strappato il vestito. Perde la sua giornata di lavoro, perché il samaritano stava andando a lavorare, non è che andava lì a passare dicendo adesso vedo a chi fare del bene, ma no, stava andando a lavoro, per cui perde due giornate di lavoro, la giornata che prende, insomma, prende l'uomo, e la giornata dopo che sta lì ancora la mattina dopo con l'uomo picchiato. Perde il suo danaro, perde il fatto che ci va a piedi all'osteria, perché il cavallo dove lui andava ci ha messo sopra quell'altro, per cui lui va a piedi e quell'altro va a cavallo. C'ha tutto da perdere il samaritano. Allora, cosa sta comunicando al dottore Gesù? Gesù gli sta dicendo: esiste un'umanità fatta di uomini e donne in disperato bisogno di aiuto, non importa se del tuo popolo o meno. Tu che passi per strada sei tenuto ad essere deia, ricordate la parola che aveva usato Mosè per il prossimo, custode di un gregge non tuo, verso chi sta nel bisogno. Sarai giusto davanti al Padre mio, non se sei ebreo, ma se obbedisci al comandamento del Padre di amare il prossimo tuo come te stesso, allora sarai il mio popolo. È questo quello che stava dicendo. Adottare la legge e anche a voi. Amare il prossimo tuo, tutto il prossimo, qualsiasi prossimo, non quello che sta bene a te, non quello che ti fa comodo, non quello che ti sta simpatico, ma tutto. Non solo quello che mi piace, che è amabile, ma anche, e direi quasi quasi soprattutto, quello che non mi piace e quello che non è amabile perché non ha Gesù. Quello che mi ha fatto del male, vi ricordate? Scappato via. Provare a scappare da qualche cosa che è sgradito o gravoso. Quella è la scappatoia. E non ci sono scappatoie, dice Gesù. Gesù lo sa e lo dice chiaramente. Matteo 5, 46, 47. Se infatti amate quelli che vi amano, e che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Gesù ti chiede di essere reia, di essere custode di un gregge non tuo, ma che ti è stato affidato, ma che il Signore tuo ti ha affidato. Gesù dice che non puoi scegliere la pecora da amare e da odiare. Tu non la puoi scegliere, è una pecora, ma che le devi amare tutte, nessuna escluse, anche quelle che ti hanno fatto male, anche quelle che ti hanno offeso, anche quelle che sono le meno amabili, anche quelle che non rispondono, anche quelle che fuggono, anche quelle che ti fanno faticare per riprenderle, perché il gregge non è tuo, il gregge è del Signore. Nel Vangelo di Matteo è riportata una frase che Gesù ha detto alla fine di questa discussione con il dottore della legge. Matteo 29, 39, 40. Il secondo, parlando del secondo comandamento, è simile a questo. Il secondo è simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti
dipendono tutta la legge e i profeti. Ama il Signore Dio tuo e ama il prossimo tuo. Gesù dice: queste sono le cose su cui si regge la tua fede e la tua vita in Cristo, in me. Gesù dice: prendi qualsiasi parte dell'Antico Testamento, puoi appendere ogni comandamento pronunciato nella legge su uno di questi due comandamenti. Qualsiasi cosa che riguarda il tuo carattere, la tua vita, la tua adorazione, il tuo rapporto con Dio e il tuo rapporto con gli altri debbono ricadere su questi due comandamenti. Se ne pratichi uno solo, ama Dio ma non l'altro, ama il tuo prossimo, non stai obbedendo al Padre e non stai obbedendo nemmeno a me. Paolo lo direi in questa maniera, in Romani 13, versetti da 8 a 10. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. Gesù ti chiede di essere reia, custode del suo gregge. La Bibbia afferma che se credi in Gesù sei straniero alla terra. Il Salmo 119 lo dice specificatamente: io sono straniero alla terra, non appartengo a questo mondo, non appartieni a questo mondo. Paolo dice in Filippesi: quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, non qui. La tua cittadinanza è nei cieli, e da cittadino dei cieli ti devi comportare. Gesù ti chiede di essere lo straniero al mondo, il samaritano che tutti guardano con sospetto. Ma è difficile, lo so, scappatoia, cercare qualche cosa per sottrarsi a un compito gravoso o oneroso o difficile. Gesù ti chiede di essere lo straniero, il samaritano su questa terra, essere qualche volta odiato, qualche volta perseguitato, qualche volta ucciso, gravoso, difficile. Il samaritano che tutti guardano con sospetto, che talvolta odiano, ma che porta l'olio della parola che lenisce il dolore, il vino che disinfetta le ferite del mondo, le braccia che curano e il sostegno pratico per chi soffre assieme a te lungo la via della vita. Mi dai Luca 10, 27, 28. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. Fa questo e vivrai. Torniamoci a pregare. Signore, grazie delle tue parole. Grazie di metterci a disposizione un gregge enorme che è il mondo, e noi siamo chiamati a curarci di tutti quanti, di tutte quante queste pecore, perché il gregge non è mio, non è nostro, ma è tuo. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore Gesù, io voglio mettere a disposizione la mia vita. Io voglio essere il samaritano, io voglio essere la samaritana, io voglio curare, lenire, aiutare e sostenere indipendentemente da chi avrò davanti, che sia mio amico, che sia mio nemico, che mi sia simpatico, che mi sia antipatico, che faccia parte del mio gruppo, della mia etnia, del mio partito, della mia squadra o che non ne faccia parte, perché so che amare è un obbligo. Perché so che se io amo, vivrò. Tutte queste cose te le prendo tuo